Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è solo un piccolo video per fare alcune considerazioni riguardante il nuovo iPhone 14, o meglio il prezzo del nuovo iPhone 14, o meglio ancora il confronto di prezzo dell'iPhone 14 tra euro e dollaro. Perché sto facendo questo video, ragazzi? Perché non ci sono arrivato a capire come può esserci una differenza così esagerata di prezzo tra un iPhone pagato in euro e un iPhone pagato in dollari. Come sapete, Apple oggi ha lanciato il preordine di questo nuovo telefono che ha presentato 2 giorni fa e che, ragazzi, dal punto di vista economico, ma non è del prezzo del telefono, perché non è di questo che voglio parlare, anche perché io sono un amante di Apple da una vita, dall'iPhone 4 in avanti ho sempre avuto telefoni Apple, quindi non è questo il ragionamento del solito discorso quanto Apple faccia pagare i suoi prodotti o meno rispetto magari ad altri marchi, no, è proprio Apple versus Apple, nel senso che Apple oggi appunto ha diciamo dato il via al preordine. E se noi andiamo nello store Apple americano e andiamo a vedere il prezzo dell'iPhone 14 Pro 128 giga, il prezzo è di $999. Se entriamo nello store italiano di Apple, il prezzo dell'iPhone 14 Pro da 128 giga è di €1.339. Partendo dal fatto che oggi 9 settembre l'euro e il dollaro hanno lo stesso identico valore, perché se oggi controlliamo il dollaro vale un euro vale un dollaro, quindi a livello di valore di moneta hanno lo stesso identico valore. Perché allora ci viene una differenza di €339 o $339, possiamo metterla come vogliamo visto che il valore della moneta è lo stesso, di differenza tra lo stesso dispositivo venduto dallo stesso marchio, venduto nello stesso store ufficiale. Cos'è che porta ad avere una differenza così esagerata? Perché €339 o dollari di differenza mi sembrano veramente tantissimi. E poi un altro dato da valutare è che Apple l'anno scorso aveva presentato l'iPhone 13 Pro a $999, quindi allo stesso identico prezzo con cui l'ha presentato quest'anno nella versione 14, mentre qua da noi il prezzo, oltre ad avere questa diciamo divergenza assurda tra euro e dollaro, è anche in crescita, perché comunque il prezzo di quest'anno del 14 rispetto al 13 sempre acquistato qui da noi in Italia, il prezzo è aumentato. Quindi oltre alla divergenza dato da un prezzo di moneta che non comprendo, c'è pure un aumento che, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti, non c'è. Quindi veramente non riesco a capire neanche questo particolare, perché forse addirittura anche l'anno ancora precedente, quindi non nel 2021 ma nel 2020, Apple l'aveva presentato sempre a $999 quello che era l'iPhone 12 Pro di allora, però di questo non ne sono sicuro, su quello dell'anno scorso invece sono sicuro. Mentre da noi, oltre alla differenza da euro a dollaro, abbiamo anche un aumento di anno in anno, quindi boh, non lo so. Quindi questo era solo un video per cercare di capire magari da voi, scrivendomi qua sotto nei commenti, il perché di una differenza così esagerata tra acquistarlo in euro e acquistarlo in dollari con un valore di moneta alla pari. Quindi non lo so, vi aspetto qua sotto nei commenti, perché magari c'è qualcuno più informato di me, più esperto di me in questo discorso, dove io mi ritengo ignorante dal punto di vista finanziario, dove magari tutto è dovuto dalle tasse che vengono applicate, cioè non lo so che cosa porta ad avere una differenza così esagerata. Quindi ragazzi, vi aspetto qua sotto nei commenti, spero che tanti di voi riescano a spiegarmi tutta questa differenza. Ovviamente non è un video per dire che iPhone costa tanto, non tanto, questo no, perché come vi ho detto sono un amante Apple, quindi non stiamo parlando del prodotto, quanto costa un telefono iPhone, ma proprio della differenza tra iPhone dollari, iPhone euro. Questo è il senso di questo video e di quello che voglio cercare di capire appunto da voi, se riuscite a spiegarlo. Quindi se questo mio video in cui vi ho portato queste mie considerazioni e questi miei dubbi e perplessità riguardanti appunto questo discorso euro dollaro vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler dei prodotti, anche delle location dove vado a far volare i droni, quindi vi invito a seguirmi su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte
per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!